per far dimenticare l'imbarazzante applauso del partito del suo ministro degli esteri alle teorie filo russe, lei ha scelto di strafare. Sa come? Sa come? Nominando Guido Crosetto ministro della difesa. Quello che fino a ieri è stato il più grande lobbista del complesso industriale e militare italiano in qualità di presidente dell'AIAD, oggi è passato dall'altra parte, diventando colui che a quelle stesse industrie appalterà contratti di forniture militari per le nostre forze armate. E questo non è roba da governo di destra o di governo di sinistra. Questa è roba da Repubblica delle Banane. Questo è un fulgido esempio di quel fenomeno di malcostume che si chiamano il fenomeno delle porte girevoli.